Buongiorno a tutti e eccomi qua con un nuovo unboxing, tutto per voi. Allora, ieri vi ho fatto già vedere le buste arrivate, quindi adesso andiamo a svelare insieme il contenuto. Ovviamente, ecco, io l'ho aperta solo per una questione di praticità, perché non ce l'avrei fatta con il telefono in mano. Vi faccio vedere il retro, perché sennò vi svelo immediatamente chi è l'autrice e il romanzo. Allora, ma non perdiamo tempo, su. Eccoci qua, prendo la parte del retro. Romanzi extra passion, quindi immaginate già chi possa essere l'autrice. È un romanzo che io ho già letto, recensito, e trovate la recensione appunto su www.maikamedici.com. Eccola qua, la mia adorata Mirta Drake, La tentazione dell'aria. Allora, questo è il terzo volume della serie North Love. Dopo vi parlerò anche dei primi due. Sì, è vero, è una trilogia, ma ogni romanzo è autoconclusivo, quindi non vincola la lettura dell'altro, anche se ve li consiglio perché sono veramente imperdibili. Ma iniziamo dalla tentazione dell'aria. Vi faccio immediatamente vedere la sinossi. Chiedo scusa se attraverso il telefono forse non riesco a leggere così bene. Allora, cresciuta nel tempio di Uppsala, Sonia sta per diventare sacerdotessa, realizzando così l'incerto proposito di mettere a tacere qualsiasi desiderio per servire la comunità dei fedeli. La ragazza, dal fascino corvino e dai fuggevoli occhi impari, possiede un dono speciale, o per meglio dire, è afflitta da una terribile maledizione. Sonia è in grado di scorgere alcuni sprazzi del futuro, e questo potere incontrollabile è il suo segreto tormento. Infatti, presagisce l'arrivo dell'affascinante Finlas di Nijord, segnato da una vistosa cicatrice sul volto e da una ben più profonda nel cuore. Da subito Finlas diventa una tentazione a cui è difficile resistere, specie per la sua sfrontatezza, e niente, nemmeno il destino, sembra riuscire a contrastare la loro passione proibita. Allora, è molto diverso dai primi due volumi, anche perché diciamo che l'ambientazione si stacca da quella dei due romanzi precedenti. Allora, eccolo qua. Conoscete un po' l'interno dei romanzi Mondadori, vi ricordo che li trovate in edicola. Allora, ecco qua, va bene, il bigliettino. Io adoro tutte le finezze di Mirtha Drake. Il bigliettino da vista. Ah, vi ricordo che Mirtha Drake ha la pagina autore. La trovate su Facebook. Condivido con voi la dedica che ho già letto e che vi anticipa un attimo i romanzi precedenti. All'insuperabile, inarrestabile, irresistibile Maika, vichinga dentro, ma anche un po' fuori, con affetto Mirtha Drake. Allora, ve l'ho voluta leggere non per i complimenti a me come persona, che io adoro questa donna veramente. Questa è stata una meravigliosa sorpresa, questo romanzo. Veramente, ieri avevo i lacrimoni negli occhi. Ma ecco, la dedica anticipa quelli che sono i primi due romanzi della serie. Eccoli qua, la mia libreria. Vi prendo tutti e tre i volumi. Tre, io ho detto che sono due, infatti il terzo è un precedente romanzo, poi vi illustrerò. Allora, ecco i primi due: La seduzione del ghiaccio, Il fascino del fuoco, Niklas Smilla, Ossian e Liv. Vi svelo soltanto che Niklas e Ossian sono migliori amici, vichinghi, vichinghi, ok? Allora, direte, ma sono simili, ma no. Parlano, sì, diciamo la stessa lingua, nel senso che sono ok i vichinghi, ma le loro storie personali sono totalmente diverse, comunque legate, perché ecco, vi dico, un'amicizia lunga, una vita li lega. Le loro donne, no, non sono amiche, si conosceranno poi, ma vedrete, saranno due storie meravigliose. E La tentazione dell'aria, che c'entra? Vichingo, vichingo anche Finn? No, Finn non è un vichingo. Non vi svelo niente.
Ma i loro destini si incroceranno in qualche modo in una in un finale che vi toglierà il fiato. Che dire, forse vi siete imbattuti nella tentazione dell'aria, l'avete già letto, non c'è problema. Avete comunque incontrato i nomi di Niklas e di Ossian, ok, non c'è problema. Tornate indietro e riuscirete a recuperarli tranquillamente. Però io ho conosciuto Myrta Drake per mezzo di un amore, per amore di un corsaro. Eccolo qua. E io da lei ho preso la passione. Pirati, corsari, vichinghi. Incredibile. Se non conoscete la penna di Myrta Drake, mi dispiace, ma vi siete persi tanto. Ma avete tempo per recuperare tranquillamente. Mi ricordo che questo l'ho letto sotto l'ombrellone. E vabbè, che vedevo di spettacolare, è veramente spettacolare, totalmente diverso dagli altri, come ambientazione, ecco, proprio come storia, ma la passione con Myrta Drake non manca mai, sempre con tanta, tanta eleganza, passione ed eleganza, ecco, si sposano benissimo con la sua penna. Che vi devo dire? Io correte in edicola. Non, se il cartaceo vi rimane scomodo. A me piace molto effettivamente il digitale, ma perché io cammino e leggo, quindi non sono una persona normale. E quindi li trovate tutti quanti tranquillamente sul Kindle. Io vi saluto, vi lascio con questa bellissima carrellata di Myrta Drake, e io spero che vogliate seguire il mio consiglio. Per amore di un corsaro, ma soprattutto la trilogia che oggi abbiamo preso in esame di Nuzlocke, quindi primo, Seduzione del ghiaccio, Il fascino del fuoco, La tentazione dell'aria. Dai, ve li ripeto. Niklas e Smilla. Smilla ha dei tratti particolari, io un po' l'amo anche per questo. Poi capirete quando lo andrete a leggere. Il fascino del fuoco, Ossian e Liv. Va bene, e l'affascinante Finn. Eccolo qua. L'affascinante Finn. Cercavo, eccolo qua, Myrta Drake. Avete anche i suoi contatti. Vi saluto, vi ringrazio e buona giornata.